Allora, cerchiamo di sapere di più di questa storia della pediatria, perché sappiamo che il dottore Comisi, che vedete collegato con noi, che è il direttore DMI dell'ASP di Ragusa, hanno, a quanto sappiamo, insieme al commissario e al dottore Lia, hanno discusso di questa cosa. Dottore Comisi, che cosa si può fare? Che cosa si fa? Allora, DMI che cos'è? È il Dipartimento Materno Infantile, cioè quel settore che si occupa di tutte le pediatrie e tutte le ginecologie dell'azienda. Quindi diciamo per dovere di carica sono interessato a questa cosa e l'azienda mi ha chiesto appunto di cercare di risolvere questo problema annoso, che purtroppo è stato determinato da motivazioni contingenti, perché c'è stato un momento nel quale la pediatria di Ragusa poteva contare soltanto su 3 medici e in queste condizioni ovviamente non si poteva gestire un reparto, tant'è vero che poi con l'emergenza Covid e tutto il resto è stata sospesa l'attività e limitata soltanto a un'attività ambulatoriale. Non è che oggi stiamo molto meglio, perché avendo io in questo momento unificato gli organici fra Vittoria e Ragusa per cercare di capire come ci possiamo muovere, possiamo contare su 9 medici che dovrebbero coprire i turni su 2 reparti. E su Ora due città, comprendete però, bene, e anche su due città. su due città diverse. Ora la norma è comunque il riordino ospedaliero, la rete ospedaliera così come configura i reparti, prevede che per ogni singolo reparto vi siano 8 medici più un primario. Attualmente quindi noi abbiamo poco più della quantità di medici necessari a gestire un Un reparto reparto. che dovrebbe occuparsi di 2 reparti in 2 città diverse. È chiaro ed evidente come questo può essere fatto solo ed esclusivamente a spese della fatica delle colleghe e dei Dei colleghi medici, che, devo certo. dire, si sono messi a piena disposizione vista l'insistenza della richiesta che proveniva dalla città di Ragusa, dal sindaco, Ma anche dalle mamme, che queste sono le mamme Ma che si sono. le mamme sì, hanno esigenza, però noi abbiamo analizzati i dati, i ricoveri che si sono operati fra la unità operativa di Vittoria e quella di Modica nell'anno 2022, sono stato più o meno un centinaio, quindi di fronte a 1.000 ricoveri in tutta l'azienda ci siamo. Quindi diciamo il 10% dell'attività di tutta la pediatria di Modica e di Vittoria si svolge nei confronti della città di Ragusa. Poi abbiamo l'indotto, Santa Croce che prima andava a Ragusa, Monterosso, Chiaramonte, Giarratana che si rivolgevano a Ragusa, ma fondamentalmente il problema di Ragusa è limitato per l'anno 2022 a un centinaio di bambini che hanno avuto necessità di ricovero. Poi ci sono state una serie di accessi al pronto soccorso che sono anche quelli, insomma, in una misura limitata, però diciamo il problema è esploso perché ovviamente quando si tratta di bambini, quando si tratta di necessità, Certo, le quando mamme, si tratta di basta un bambino per far certo. muovere il mondo e purtroppo noi È giusto operiamo però. nell'interesse dei bambini e quindi siamo messi a disposizione. Devo dire con spirito di abnegazione, come si direbbe, in certe condizioni, tutti i colleghi uomini e donne delle pediatrie di Vittoria e di Ragusa hanno dato la propria disponibilità, qualche collega anche da Modica, per fare straordinario e quindi fare questo tipo di lavoro. E Alla quindi fine, come si. se ci vogliono 8 persone e ce ne abbiamo 4, le 4 devono lavorare per Il 8. doppio. Questo è quello che si risulta. Quindi l'azienda tutta, dal direttore generale al direttore sanitario, agli uffici amministrativi, agli operai che poi siamo noi, e in questo momento impegnata, ci siamo sentiti poco fa, erano le 18 passate, e da questa mattina io lavoravo a questo progetto dell'azienda, che è quello di dare una risposta alla città di Ragusa. Stiamo lavorando tutti in questa direzione, diciamo, pensiamo positivamente, pensiamo di riuscire a farcela, dobbiamo mettere a punto alcuni dettagli e vediamo un po' cosa si riesce a fare. È chiaro
quello che stiamo facendo adesso è un intervento, diciamo, di emergenza, perché con questi ritmi lavorativi Dottore, comprendiamoci. dunque, cerchiamo di capire. Praticamente si faranno più turni, più ore di lavoro e si cercherà di Sì. tenere aperta anche la pediatria di Ragusa insieme alla pediatria di Vittoria. Ecco, ho Di capito Vittorio, bene? sì. Perfetto. Sì. Ma mi dico una cosa, giustamente, questa è emergenza. Ma il problema come si potrebbe risolvere definitivamente? Mancano i medici, ma non ci sono i concorsi, mancano i soldi. Qual è il problema per cui non arriviamo a riempire gli organici? I concorsi ci sono. L'ultima chiamata l'abbiamo fatta qualche mese fa, poco prima di Natale. Com'è andata? Hanno partecipato 5-6 colleghi. Di questi 5-6, uno era specialista e non è manco venuto a fare il colloquio. Due erano specializzandi del quinto anno E quindi non andavano e gli bene. altri erano del terzo o quarto anno, quindi persone che ancora non sono formate e che hanno bisogno di affiancamento. Per noi, per poter lavorare, abbiamo bisogno di gente Di formata che medici. possa rimanere da sola in servizio, insomma, la notte da solo deve rimanere uno specialista e per giunta uno specialista che abbia fatto un minimo di percorso di formazione anche poi dopo la specialità. Per fortuna, da questa selezione che è stata fatta, uno degli specializzanti di quinto anno adesso si è specializzato e ha risposto positivamente alla chiamata, quindi immagino Almeno che dal uno mese di l'abbiamo. marzo ne abbiamo recuperato un altro, quindi i 9 diventeranno 10, forse c'è anche uno specializzando, quindi i 10 diventeranno 10 e mezzo e confidiamo nel fatto che continuando a fare chiamate, mezzo alla volta, un quarto alla volta, nel tempo si Quindi riuscirà ad arrivare. Da dove deriva questo problema? non è un problema di mancanza di fondi per pagarli, no. No, i fondi, perché quando poi l'azienda è costretta a impegnare somme per gli straordinari, perché ovviamente Costa di non si più. tratta dell'ora in più, ma qua si tratta di chiedere intere giornate di lavoro in più ai colleghi, quindi tu la domenica non esci con la famiglia, ma vai a lavorare. E quindi quando si fa questo tipo di richiesta è chiaro che l'azienda impegna i soldi e la volontà c'è tutta, l'azienda non ha posto mai questioni economiche. La questione è quella del limite della normativa che prevede che dopo un X periodo di lavoro ci sia un riposo, altrimenti vanno in galera il primario, il direttore Eh sanitario, il certo, direttore perché poi generale e uno l'assessore esce alla sanità. fuori di testa e fa fischi Esatto, per fiaschi, come si suol perché dire. non si può tendere, cioè, oltre un certo punto non si può Bene. andare. E quindi il problema di fondo è l'assenza di Di medici e medici. poi di specialisti a livello nazionale. Quindi non ci sono medici, non ci sono pediatri, perché il numero chiuso è un'ottima Lo istituzione, sappiamo. attenzione, il numero chiuso va fatto, ma non è mai stato aggiornato al reale fabbisogno, per cui noi abbiamo le indicazioni che c'erano 20 anni fa, 10 anni fa, non lo so quando è stato istituito, 15 anni fa. Nel frattempo la gente è andata in pensione, nel frattempo si sono modificate le cose e quindi adesso i numeri Abbiamo. che si erano previsti sono diversi e non sono stati aggiornati e questo è il problema. Dottore, quindi i tempi quando, ora, fra un po', un I mese, tempi 10 giorni. Bene. confidiamo che siano brevi, anzi brevissimi, perché Meglio di ripeto, così. l'azienda in questo momento non pensa a nient'altro, pensa al problema delle mamme di Ragusa, non vogliamo farle diventare più verdi di quanto sono diventate i manifesti e Vabbè. quindi vogliamo dare una risposta alle mamme Altrimenti ci ha. che è giusta, che è corretta, diciamo un capoluogo di provincia non può avere un Perfetto. ospedale incompleto, tuttavia. È da tenere presente che purtroppo né Modica né Vittoria possono Sopperire. essere chiuse e soppresse. Perché? Perché entrambi gli ospedali hanno un punto nascita e il punto nascita prevede la presenza attiva 24 ore del medico. Perché se Vittoria o Modica fossero state nelle condizioni di Ragusa, cioè con una neonatologia a parte che quindi assiste il punto nascita, si sarebbe potuto fare il ragionamento. Chiudiamo Frigentini, chiudiamo Licodia Eubea e concentriamo su Ragusa. Purtroppo questo ragionamento non può essere fatto proprio perché Vittoria e Modica, finché ci sono i punti nascita, devono avere l'organico medico.
risolverlo? Come risolverlo? Abbiamo una serie di progetti al vaglio con la direzione aziendale, li stiamo percorrendo tutti e ci saranno dei passaggi regionali da effettuare. Ci sarà da cercare personale che abbia voglia di venire in provincia di Ragusa. Purtroppo. Dottore, i catanesi vogliono stare a Catania e Messina e San Messina. Dottore, è stato chiarissimo l'ultima cosa, ma il tempo ormai è scaduto. Poiché stiamo concentrando le forze sulla riapertura dell'ospedale, è chiaro che qualcosina verrà ad essere deficitario. Nello specifico le prestazioni ambulatoriali, perché ovviamente il collega dopo la notte deve fare il riposo. Quindi gli ambulatori verranno ridotti per garantire la guardia H24. Quindi su questo daremo le informative necessarie, ma se prima si poteva fare ambulatorio tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, adesso siamo nell'ordine di una volta alla settimana, / una volta ogni 2 settimane, quindi purtroppo le liste d'attesa subiranno un'accelerazione. Poi anche bene, no, che bene, no, però è così. Dottore Comisi, è stato gentilissimo, grazie, e credo che la gente apprezzerà quello che state facendo. Grazie mille. Grazie a lei.